Ciao a tutti, sono Verido Games, oggi continuiamo con Caramona, andiamo avanti. Capitolo 20, incontri segreti. Stavano succedendo così tante cose. Non sapevo cosa pensare della signora Stanton, che era una grandissima stronza. Non sapevo come avrei fatto a superare l'ultimo anno di scuola. Cioè sì, ho capito, magari era arrabbiata forse più che altro per il fatto che forse il bambino non era magari di suo figlio, però, cioè, dire già subito, abbruttiscilo, cioè, scusami, fatti un paio di cacchi tuoi, il figlio deve deciderlo lei se tenerlo o no. Non sapevo come avrei fatto a superare l'ultimo anno di scuola. Tutta la situazione mi tormentava, ma ancora non sapevo che avevo cose più importanti di cui preoccuparmi. So che è stata una settimana molto dura, tra il fatto che a scuola hanno scoperto la gravidanza. Poi quello che è successo con la signora Stanton, come stai? La mamma vuole sapere come sto, cosa dovrei dirle? Non sto bene, sono positiva. Cerco di essere positiva. Nonostante tutto quello che hai appena detto, e cerco di mantenere il mio dramma romantico sotto controllo. Lo so, tesoro. So che non è facile quando ci sono tre persone in ballo. Dimmi come posso aiutarti. Va bene. Ma sei molto silenziosa oggi, mamma. Va tutto bene? Beh, non vorrei darti altre preoccupazioni, ma dobbiamo andare a parlare con il medico. Di cosa? Di tuo padre. E di come è morto. Forse ti ho già parlato della causa della sua morte. Hai parlato di qualche tipo di malattia. Sì. Mitocondriale, è una malattia genetica. Ha lottato con tutte le sue forze contro questa malattia, ma alla fine non ce l'ha fatta. Grazie al cielo non te l'ha trasmessa, ma... Oh no, il bambino! Oddio. Ecco perché dobbiamo andare a parlare con un medico. Per sapere se esiste un test da fare in anticipo. Deve esistere. Voglio saperlo subito. Chiederò un appuntamento per la prossima settimana. Andrà tutto bene, Olivia. Lo spero. Dobbiamo solo affrontare le cose un giorno alla volta. Lo so, dovremmo farlo entrambi. Dovrei chiederle della madre di Mark. Forse sa qualcosa a proposito di quello che diceva Mark, però è molto stressata. Forse dovrei chiederglielo in un altro momento. Dovrei chiederle della madre di Mark. Ma ora io lo chiedo, vediamo. Sono troppo curiosa. Mamma, la signora Stanton ha detto qualcosa l'altro giorno. Voglio dire... del motivo per cui se ne sono andati 3 anni fa. Cosa? No, perché me lo chiedi? Calmati, mamma. Non ha detto niente. Ha solamente parlato del bambino. Ok, se lo dici tu. Se è vero, perché sembra così agitata? Sapessi. È meglio che vada a prepararmi per vedermi con Max. Se indosso questo, Max mi prenderà sicuramente in giro. Dovrei cambiare outfit? No, se scelgo una cosa, non c'è bisogno, mi fai cambiare idea. È ora di andare. Oh no, Olive, è successo qualcosa al resto del tuo guardaroba? No, perché? Oh no, niente. Cioè, ma poi cosa di strano sto outfit? Tanto per sapere, che sapeva avermi invitata fuori. Avevo proprio bisogno di passare il tempo con un amico. Il piacere è mio. E poi una cotta per il ragazzo che lavora qui. Ah, ecco, bisogno di una donna che mi faccia la spalla. Beh, ne sono onorata. Ho provato a chiamare anche Blair, ma è irreperibile. Hai parlato con lei? No, è da ieri che non la sento. Non ha neanche risposto a nessuna delle mie chiamate. Penso che sia impegnata con Ralph. Mi chiedo cosa stia combinando, chi lo sa? Stavo scrivendo a qualcuno quando se n'è andata a casa mia. È stata un po' misteriosa al riguardo. Suppongo che ce lo dirà quando sarà pronta. Non c'è nulla di male ad avere un amore segreto. Verissimo. Parlando di amori segreti, quello è Sean con un'altra ragazza? D'altronde quello poverino che deve fare... Cioè, poverino, l'hai tradito, quindi dovresti stare anche zitta. Ecco, con chi è? Calmati, Olivia, non sentiamo le conclusioni. Penso che sia il momento giusto per uscire con qualcuno. Ricordati quello che è successo con Mark. Alla fine era uscito con suo cugino. Beh, quella decisamente non è la cugina di Sean. Beh, odio dire cose poco piacevoli, ma tra di voi è tutto finito, no?
Sì, ma non credevo che avrebbe voltato pagina così in fretta. Pensavo che tra di noi ci fosse qualcosa di speciale. Pensavo che forse avrebbe cambiato idea. Ma visto il suo passato, forse non dovrei sorprendermi. Beh, anche quello, in effetti. Mi dispiace. Cosa vuoi fare? Cosa dovrei fare? Rimani e scopri di più, va. Ma sinceramente andrei a casa, cioè non me frega niente. Credo di voler andare a casa. Vederlo con qualcun altro mi fa male. Con qualcun'altra? Sei sicura che è quello che vuoi, Olivia? Sono sicura. Sì, andiamo a casa. Voglio andare subito a casa, prima che fa qualche scenata. Mi dispiace, Olivia. Una volta a casa. Può essere anche una sua amica. Cioè, non è che adesso stavano parlando comunque. Non è che stavano facendo chissà che cosa, ecco. Ehi, hey, Mark. Ti va ancora di cambiare aria? Diamine, sì. Dove vuoi che ti porti? Non abbiamo limiti. Voglio andare in un posto con un sacco di persone. Un panorama meraviglioso, direi. Un luogo pittoresco. Solo noi e la natura. Un sacco di tempo solo per noi. Forse devo scegliere con tante persone. No, a me non avrei avuto problemi. Vabbè, buona idea. Cosa ti ha fatto cambiare idea? Ho solo bisogno di andare via. La prossima settimana ho un'altra visita medica. E ho molti pensieri per la testa. Come il mio futuro. Mi vedi nel tuo futuro? Non lo so che cosa vedo. Che cosa posso fare per convincerti? Come posso dimostrarti quanto tengo a te? Puoi dirmi la verità. La verità su perché te ne sei andato. Una volta per tutte. Ok. Ti vengo a prendere venerdì dopo la scuola. Affare fatto. Oddio, appena glielo dirà. Se riesce a dirglielo. Ora capisco perché la situazione è complicata. Beh, direi di sì. Nel frattempo, cosa c'è di così importante da non poterne parlare fuori? Devo confessarti una cosa. Ok. Da quando hai difeso Olivia non sono riuscita a smettere di pensare a te. Non ci credo. Dici sul serio? Non riesco a credere di averlo detto, ma... Sì. Vabbè. È come se tutti i miei sogni stessero diventando realtà. Ti prego, non dire così. Senti, facciamo una prova. 3 appuntamenti. Addirittura 3 appuntamenti. 3 possibilità in più per fare colpo su di te. E 3 possibilità in più per riuscire a piacerti. Sì, sono disposta a darci una possibilità. Ma non possiamo dirlo a nessuno. Perché no? Non possiamo e basta, ok? Va bene. Farò qualunque cosa pur di stare insieme a te, poverino. Ti posso prendere venerdì? Sì, sì, d'accordo. Ci vediamo venerdì. Ve l'ho detto, ragazzi, che Blair mi sa che usciva con lui, perché dopo quello che ha fatto, insomma, che ha difeso Olivia, ecco. So che sarebbe meglio partire leggera, ma non riesco proprio a decidermi. Dovrei portare la collana che mi ha regalato Sean o il profumo che mi ha regalato Mark o niente, famo prima. Portati la collana che ti ha regalato Sean. Sì, questo è quello giusto. Sì, quello è... Vabbè. Sei bellissima. Mark mi ha fatto un complimento. Cosa dovrei dire? Ringrazialo e basta. Fai un complimento. Ringrazialo e basta. Lo sappiamo. Ce l'hai detto 500.000 volte. Adesso basta con questi complimenti. Sei molto dolce. Sei pronto per partire? Più pronto che mai. Non c'è tua mamma, vero? Ho qualche sorpresa per te. È curioso sentirtelo dire, perché anche io ho una sorpresa per te. Allora, che cosa stiamo aspettando? Porta la tua borsa in macchina. Ehi, dove hai preso quella collana? È un regalo. Un regalo, eh? D'accordo. È un regalo. Olivia, rilassati. E basta questo fine settimana. E passa questo fine settimana. Divertiti e lasciati andare. E cerca di essere il più possibile onesta con Mark. Ciao Olivia. Scusami se ti disturbo. Volevo solo farti sapere che ho conosciuto una donna l'altro giorno. Ciao. Rispondi con stizza. Ascoltalo. Prima ascoltiamo. Una donna. È una redattrice di interni. Le è piaciuto molto il mio negozio. Mm-hmm.
Farò qualche ristrutturazione per me e magari si potrebbe aggiungere una stanza per il bambino, sai, per ogni evenienza. Oddio! Ops! Ed è finito qua! Come è finito qua? Ma come? No! Devo vedere subito l'altro, raga. Capitolo completato. Oddio! Ma avevo detto io che non c'era niente da preoccuparsi. Ero sicura perché lui è veramente innamorato. Invece Olivia sei stata stronza. Ecco. Verità e menzogne. Mark finalmente ti dice la verità sulla sua scomparsa di 3 anni fa. Oddio mio! Noi già lo sappiamo. Quindi, cioè, penso sia perché, insomma, la mamma di Olivia e il papà di Sibo, di Mark si frequentavano. Oddio. Niente ragazzi, io direi finire qua. Spero che questo video vi sia piaciuto. Mi raccomando, lasciate un like, commentate, iscrivetevi al canale, seguitemi su Instagram e ciao ciao.